rintracciare nel registro la voce 100, numero 184. Cito, mio padre Marco Antonio, originale del buon autore, esisteva in casa borghese in tela alto ad 4 largo 5 e mezzo. Le dimensioni e il supporto coincidono con quelli del dipinto oggi in collezione privata, 94 da 131 cm, e soprattutto riporta sul telaio il numero di inventario dato da Camucci, 184. L'ipotesi di Marini a proposito della provenienza di quest'opera è quindi definitivamente confermata dal dato documentario che la dice preesistente in casa bolognese. Il generico riferimento nel registro ad un originale di buon autore riflette da una parte il riconoscimento della qualità dell'opera da parte di Camuccini, ma dall'altra la sua scarsa conoscenza della pittura caravaggesca, del resto in linea con una generale preparazione in tal senso piuttosto diffusa tra i mercanti romani dell'epoca. Si pensi per esempio che l'unica opera in suo possesso da lui ritenuta un originale di Caravaggio è in realtà di Carlo Saraceni, che il ritrovamento di Santo Stefano oggi conservato a Boston. Per quanto riguarda la flagellazione, che come abbiamo visto Marini ha proposto di identificare con quella di già borghese, è necessaria un'ulteriore puntualizzazione. Nello stock book di Camuccini è registrato, senza riferimento alla provenienza, un Cristo con manivoldi della scuola di Caravaggio, in tela, alto palmi 5 e largo 4. Tralasciando anche qui l'attribuzione, che in questo caso era la scuola di Caravaggio e che va comunque considerata con cautela, va sottolineato che a causa dell'incompatibilità delle dimensioni, la tela non può corrispondere a quella pubblicata da Lobi come copia di Vincenzo Camuccini e poi da Marini come possibile autografo. Infatti quest'ultima misura 140x106 cm e avrebbe dovuto essere anche più grande se fosse stata veramente ridotta in secondo 800, come sostenuto da Marini. Considerando che un palmo romano va da un minimo di 22,5 a un massimo di 25 cm, le dimensioni del quadro descritto nello stock book dovrebbero essere comprese tra 112 e 125 cm in altezza e 90 e 100 cm in larghezza, risultando incompatibili con 140-106 cm del dipinto noto. Ne deriva l'ipotesi che i Camuccini possedessero due versioni del Cristo flagellato o Cristo con manivoldi. A sostegno di questa deduzione si pone un solito riscontro documentario. Nel registro di oggetti d'arte di Vincenzo Camuccini, fratello di Pietro e amministratore della sua eredità, sono effettivamente citate due flagellazioni di scuola caravaggesca, una delle quali, facendo riferimento al numero di inventario di Pietro, ovvero 106, deve essere quella di maggiore dimensioni, inedita e mai ispezionata da nessuno studioso in quanto non se ne aveva notizia e risulta tuttora irreperibile. L'altra, che potrebbe essere stata acquistata dopo la morte di Pietro, quindi dopo il 1833, è priva di misure del registro di Vincenzo, ma corrisponde verosimilmente a quella nota di 140x106 cm, anch'essa non è rintracciabile. In tal caso non è possibile accogliere l'attribuzione di Longhi a Vincenzo Camuccini, in quanto la tela risulta nel registro del pittore come opera di scuola caravaggesca, per cui si può ritenere che si tratta di un'opera più antica e di difficile attribuzione. Appurato che in casa Camuccini esistessero due versioni della flagellazione che oggi risultano disperse, non sappiamo se esse esprimano la stessa composizione iconografica, né possiamo stabilire con certezza se una di loro corrisponda al prototipo caravaggesco. Mi risulta però difficile pensare a due differenti soluzioni iconografiche per i due esemplari Camuccini. In primo luogo perché il dipinto noto, che chiameremo Camuccini 1, presenta caratteristiche affini a quello ignoto che è descritto nello stock book del mercante, ossia il formato verticale e la presenza di più manivoli. Inoltre, il dipinto ignoto, o per intenderci il Camuccini 2, se diverso dal primo, avrebbe scenari poco plausibili come l'eventuale esistenza di un ulteriore prototipo caravaggesco del tutto sconosciuto. Ritengo molto più probabile che le due versioni Camuccini siano iconograficamente uguali tra loro, e che Vincenzo sia stato spinto ad acquistare l'esemplare noto in quanto già possessore dell'altra versione lasciata via dal fratello. Se così fosse, questo non sarebbe l'unico caso in cui i Camuccini si trovano in possesso di più versioni della stessa opera, di cui magari una originale.
Ad esempio, il Festino degli Dei apparteneva di Giovanni Bellini, apparteneva a Pietro Cappuccini, il quale ne possedeva anche varie copie, di cui una dipinta da lui stesso. Ciò può essere sicuramente esteso ad altri dipinti cappuccini e verosimilmente anche alla Flagellazione. Tornando alla questione della provenienza, ritengo che dei due esemplari della Flagellazione già cappuccini, solo quello più piccolo e inedito possa essere effettivamente ricondotto alla collezione borghese, anche se ciò non è specificato nello statuto del mercante. Infatti la tela potrebbe essere pertenuta a Camuccini non direttamente dai Borghese, ma tramite un passaggio intermedio sul mercato romano, che spiegherebbe la mancanza di indicazione della precedente collocazione. Ma esiste un ulteriore indizio che mi fa pensare alla provenienza borghese solo per la versione Camuccini 2. Riprendendo l'ipotesi di Marini a proposito dell'affinità della storia collezionistica tra il quadro di Leonello Spada e la Flagellazione borghese, ho riscontrato che nel più antico inventario di cui siamo a conoscenza, databile entro il 1633 che è riferibile direttamente al cardinale Scipione Borghese, sono presenti due voci compatibili con i due dipinti, di cui vengono fornite le dimensioni, ma non la relativa attribuzione. Per quanto riguarda il quadro di Leonello Spada, stando alla particolarità del soggetto rappresentato e alla descrizione dell'inventario, ma anche grazie al riscontro dimensionale, possiamo essere certi di questa identificazione. Infatti è descritto come nel Manilli un quadro in tela di un soldato che mostra la veste di compensa combinata a Giulia, sua moglie, cornice dorata, alto 4, largo 5,5. Le misure in palmi coincidono con quelle date da Camuccini, che dalla conversione in centimetri e il confronto con le dimensioni effettive del dipinto risulta uno scarto minimo, nell'ordine di mezzo centimetro per lato. Parallelamente, nello stesso inventario borghese del 33 circa, è registrata una flagellazione in tela di formato verticale e non attribuita, le cui misure in palmi sono compatibili con quelle fornite dello statuto di Camuccini. Un quadro in tela di Cristo flagellato alla colonna, cornice negra e toro, alto 5,25, largo 3,2 terzi. Nella storia della collezione borghese non si riscontra un'altra flagellazione che si possa tagliare a quella elencata nell'inventario suddetto. Pertanto, la mia proposta è che tale opera sia la stessa successivamente citata nelle guide, come originale di Caravaggio, coincidente con l'unica versione presente nello stampbook di Camuccini, di Pietro Camuccini, ancorché da quest'ultimo non fosse ritenuta originale. Accettando questa corrispondenza, quindi applicando il ragionamento di Marini all'ignota versione Camuccini 2, anche in virtù del formato indicato dai documenti, è possibile ricondurre il dipinto nelle mani del cardinale Scipione Borghese. A questo punto resterebbe da chiarire la mancanza di attribuzione dell'inventario del 33. In primo luogo, dei 294 quadri descritti, uno solo è attribuito al Caravaggio e si tratta dell'incerta e non identificata Trinità, la cui eventuale autografia non può essere illustrata. Inoltre, anche il ritratto di Paolo V è citato nello stesso inventario senza attribuzione. Tuttavia, ad oggi è ritenuto originale da diversi studiosi, per cui ritengo che anche per la flagellazione non si possa escludere l'autografia soltanto in ragione della mancata indicazione dell'autore. L'esistenza del prototipo caravaggesco è del resto attestata dalle copie superstiti, quindi è lecito supporre che si trattasse proprio del quadro in collezione borghese. In tal caso, il dipinto potrebbe essere stato parte dei beni sottratti al pittore durante il suo ultimo viaggio da Napoli e da lì a Palo, e da lì pervenuto a Scipione Borghese. In ogni caso, se la mia ricostruzione fosse corretta, se cioè fosse vero che esistono quattro esemplari della Flagellazione o Cristo alla Colonna, e soprattutto che l'archetipo comune sia riconducibile a Caravaggio, sia o meno quello appartenuto ai Borghese e poi a Camuccini, potremmo tentare di approfondire la cronologia nel catalogo del maestro Lombardo. A mio avviso, sulla scia dell'opinione prevalente nella critica, si tratta di una creazione del primo periodo napoletano, strettamente correlata alla flagellazione di Capodimonte, ma anche ad altre simili precedenti invenzioni del periodo romano, si veda per esempio l'incoronazione di spine di Vienna. Dal punto di vista iconografico e compositivo, oltre al ben noto collegamento con la Flagellazione o Cristo alla Colonna di Sebastiano del Piombo nella Cappella Borgherini di San Pietro in Montorio, di cui è stata ripresa ed interpretata in chiave drammatica la posa del Cristo, è stato proposto da Marini anche un rapporto con il Sacrificio di Michelangelo nella Cappella Sistina.
a mio avviso, un ulteriore riferimento è individuabile nel centauro borghese oggi a Louvre, che, come già era a Conte, da quando fu rinvenuto, è una delle sculture antiche più ammirate di sempre. Il centauro venne ritrovato nella zona del Pallecenio prima del 1608, non sappiamo quanto tempo prima, nel 1608, quando risulta già restaurato nella collezione di Scipione Borghese. Fin dalla sua apparizione fu frequentemente riprodotto e inciso dagli artisti che contribuirono alla sua rapida diffusione. La forte drammaticità del busto in torsioni con le mani legate dietro potrebbe aver suggestionato lo Caravaggio nella resa patetica delle flagellazioni del periodo napoletano, quasi una riattivazione di un'antica formula energetica ed espressiva. A proposito della flagellazione borghese, non potendo averci contare sulla sicura individuazione dell'archetipo caravaggesco e quindi sul necessario esame diretto che permetterebbe anche l'analisi della tecnica esecutiva, risulta impossibile riparare la questione della cronologia, soprattutto relativamente all'eventuale priorità o dipendenza di questa invenzione iconografica rispetto a quelli di Napoli o Rouen. Pertanto gli interrogativi e i dubbi da sciogliere sono ancora tanti e spero che queste mie riflessioni possano inserirsi utilmente nel dibattito critico. Grazie per la vostra attenzione.